L'ha detto anche Conte ieri, noi dobbiamo imparare a convivere col virus. C'è chi l'ha battuto il virus e io oggi vi voglio raccontare una storia che giudico bellissima perché vi presento una giovane donna, una giovane mamma che è in attesa del suo secondo figlio, anzi della sua seconda figlia perché è una femmina. Si era ammalata di coronavirus in maniera molto seria e finita in terapia intensiva. E su di lei è stata utilizzata una tecnica, quella del plasma da malati Covid-19 guariti, quindi plasma da guariti, e lei è, credo, il primo caso al mondo di donna incinta guarita col plasma. Vi presento Pamela Vincenzi, ben trovata Pamela. Come Buonasera a tutti. Bene, andiamo? bene, bene, sto benissimo, grazie. Allora, lei è incinta del suo secondo figlio, anzi di una bimba, lo dicevo prima, è una femmina che si chiamerà? Che Si chiamerà Beatrice Vittoria. bel nome, è scelto perché? Allora, inizialmente doveva essere Beatrice. Poi, visto quello che ci è successo, ho chiesto a un dottore, che è il dottor Giuseppe De Donno, di salvarci la vita e nel caso in cui lui ce l'avesse salvata avrei chiamato mia figlia Vittoria in onore di questa appunto Vittoria grande. E così è stato perché il dottore ci ha salvate e quindi mia figlia si chiamerà Beatrice Vittoria. Se avesse la possibilità attraverso noi di dire qualcosa a quel dottore. Che è il mio angelo custode. È il mio angelo in terra. Grazie, solo questo. Oltre Allora, che essere un facciamo gran così, glielo genio. faccio dire direttamente perché dovrebbe essere collegato con noi dal Carlo Poma di Mantova, il direttore della terapia intensiva respiratoria, Giuseppe De Donno, ben trovato. Buongiorno a voi. Certo che se mi fate iniziare così le lacrime non riesco mica a fermarle, Devo dire, faccio un eh. po' fatica anche io, Oggi è una giornata un po' così. Allora, lei Ciao Pamela. Ciao, dottore. insieme ai Ciao suoi Antonio. colleghi sta seguendo questo studio clinico. Noi non abbiamo salutato, Armando l'ha chiamato? Antonio. Antonio? Antonio. Antonio, 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 ben scusami. trovato, l'abbiamo trascurata, ma in Grazie. questo momento, diciamo, tra Passo sua in moglie e secondo il piano. dottore, lei passa in secondo piano, però adesso arrivo anche da lei. Dottor De Donno, dicevo, che lei insieme ad altri colleghi sta curando questo studio clinico che prevede appunto di utilizzare del plasma iperimmune ricavato dal sangue dei guariti da coronavirus. Giusto? Sì, Me lo spiega facile, giustissimo. facile, con parole semplici, come funziona? Facilissimo. Noi abbiamo avviato con Pavia, con San Matteo di Pavia, con il professor Cerotti e il professor Franchini, che sono i miei ematologi di riferimento, questo studio che è semplicissimo, cioè, tra l'altro è già stato usato in occasione della Spagnola, quindi quasi 100 anni fa. E noi prendiamo il sangue di pazienti che hanno avuto una polmonite da coronavirus, guariti, questo sangue viene diciamo, diviso, la parte corpuscolata, quindi quella nobile, i globuli bianchi, i globuli rossi, le piastrine, vengono restituiti al donatore, noi teniamo il plasma. Questo plasma, che è la parte liquida del sangue, contiene dentro molte sostanze con valenza antinfiammatoria e gli anticorpi specifici Ed è contro il quello che coronavirus. voi date al paziente che intendete curare, giusto? Perfetto. Dopo Bene. noi appunto inoculiamo al paziente ammalato il plasma contenente gli anticorpi. Perfetto. Dopodiché questo presume che voi abbiate un certo numero di volontari e so che si è formato una specie di esercito. Sono arrivati Un in tanti. esercito di solidarietà. Noi abbiamo fatto un po' di campagna social grazie ad Avis che ci ha dato una grandissima mano. Grazie ai mezzi di comunicazione. E adesso abbiamo almeno 7-8 donatori tutti i giorni che vengono a donare il loro Un plasma. donatore, quante persone può salvare o quante persone servono per salvare una persona? Ogni donatore può salvare potenzialmente 2 persone, perché noi, ogni donatore ci concede 600 millilitri di plasma, ogni paziente riceve 300 millilitri di plasma.
per cui ogni donatore Quindi può la proporzione salvare potrebbe due essere 1 a pazienti. 2, quel plasma, è il Assolutamente sì. plasma che ha guarito Pamela. Pamela, torno da lei, perché Sì. voglio capire com'è andata. Lei quando è che ha iniziato a star male? Allora, io ho iniziato a star male i primi giorni di aprile. Che sintomi Inizialmente con aveva? dei, sì, inizialmente con dei semplici dolori muscolari. Poi è iniziata la febbre alta, 38-39, che scendeva con tachipirina, ma poi continuava a risalire. Questo per quasi una settimana. È iniziato un mal di testa e una tosse fortissima che non mi impediva quasi di parlare. Sono andata in ospedale a fare il tampone, grazie alla mia dottoressa di base, il martedì 7. Mercoledì e giovedì io avevo la febbre sempre più alta, era arrivata anche a 39,6, quindi la mia dottoressa a quel punto ha deciso di chiamare l'ambulanza e di trasportarmi in ospedale. Lì mi hanno fatto un secondo tampone e è Di quante risultato settimane positivo. lei era incinta a quel punto? 24. 24 settimane. Sì. Lì scoprono che praticamente sono positiva al coronavirus, appunto. E da lì inizia un po' il calvario, nel Ci credo. senso Pamela, mi che... dice quanta paura aveva? Allora, inizialmente non tanta, perché quello che sentivo alla televisione era che sì, poteva aggravarsi, ma difficilmente su un 28enne. Cioè io ho 28 anni, quindi pensavo di potermela cavare un po' più velocemente, insomma. Quando è che Non è si è stato così. Mi spaventata? sono spaventata quando nel giro di 2 giorni, quando poi mi hanno trasferito in terapia intensiva, io non riuscivo più a parlare, non riuscivo più quasi a respirare perché continuavo a tossire, quindi facevo proprio fatica e neanche a camminare. E E lì ha lì ho pensato avuto paura. che la sua bimba l'avrebbe persa? Allora, la mia bimba, io ho avuto paura e non paura, nel senso che io ho avuto tanta fortuna, nel senso che l'ho sempre sentita, si è sempre fatta sentire. E quindi nel bene o nel male sapevo che Era era con con lei. me. Esatto. Antonio, lei quanta paura ha avuto? Abbastanza, ma ogni giorno mi chiamava dall'ospedale, mi chiamavano i dottori dall'ospedale e mi dicevano che forza, coraggio, che Pamela sta bene, sta iniziando a migliorare piano piano e lì mi facevano forza. Poi con una bimba a casa di 20 mesi, Già perché nel frattempo c'era l'altra da sì, accudire. quindi non è che ero proprio sempre 100% con mia moglie, perché ero un po' distratto con mia figlia che 20 mesi Certo. andava di qua e di là. Allora, dottore, torno da lei perché Pamela ci ha raccontato che insomma la situazione era diventata bella grave. Lei era arrivata in terapia intensiva e quanto era seria la condizione di Pamela? La condizione di Pamela era seria perché Pamela ha sviluppato una grave insufficienza respiratoria e il problema era come trattare questa insufficienza respiratoria, perché se avessimo dovuto intubarla il rischio traumatico della ventilazione meccanica avrebbe messo seriamente a rischio la vita della bimba. E anche l'utilizzo di altissimi flussi di ossigeno, che sono l'alternativa in questo momento Erano un all'intubazione, problema avrebbe per la potuto bambina. la bambina perché avrebbe potuto causarne un'ossidazione a livello del feto, ecco. Per cui assieme con Pamela un pomeriggio tranquilli abbiamo affrontato bene questa cosa, abbiamo deciso di giocarci la carta del plasma che per fortuna si è dimostrata essere una carta vincente. La paura che io ho avuto, che non mi ha fatto dormire 2 notti, era che non è mai stato provato questo tipo di Cioè, questa trattamento era la in. prima volta che si provava questo, che non è un farmaco, ma si provava il plasma in una donna incinta. Perfetto, è proprio così. Il plasma non è un farmaco, ma è un emocomponente, però è un emocomponente che ha una concentrazione molto elevata di anticorpi, per cui diciamo, la reazione che il plasma iperimmune potesse dare in una donna in gravidanza alla 24ª settimana, la letteratura non ce lo diceva, ecco. Per cui è stato un tipo di trattamento, diciamo, che ha aperto una strada
anche per le future donne in gravidanza, Ma noi in ci seguiamo quanto parecchie tempo è stata bene, telefonate. Pamela, Pamela, dillo dottore? tu perché se no non mi credono. Allora, io ho fatto due sacche di plasma. Ho ricevuto due sacche di plasma. Con la prima stavo bene, forse più a livello clinico che a livello fisico, nel senso che era I diminuita parametri leggermente la miglioravano, ma lei tosse. non si sentiva granché meglio. E a La distanza di febbre c'era quanto tempo ha ancora. fatto la seconda sacca? Nel giro di un paio di giorni abbiamo fatto la seconda sacca e non dico immediatamente, ma forse dopo un'ora non avevo più febbre e venivo Cioè, no, da... no, aspetti, aspetti. Lei prende la prima sacca, i parametri migliorano, lei non sente grandi miglioramenti fisici, passano un paio di giorni, lei prende la seconda sacca, tempo un'ora, lei si sente bene. Io non, allora, tempo un'ora è sparita la febbre che non scendeva neanche con tachipirina. Io ero arrivata a 39,6 a prendere tachipirina e dopo 3 ore avere ancora 39. Chiaro, chiarissimo. Invece a quel punto scende la febbre. Dopo quanto tempo ha fatto i tamponi? Dopo il anche lì Una 4-5 settimana. giorni, una Dopo una settimana. settimana i tamponi, dottore, erano tutti e due negativi? Guarigione completa. Ma così veloce, com'è possibile? No, mi aiuti perché... Allora, il discorso è un po' complicato. Il plasma iperimmune da una parte va a lavorare contro la viremia, cioè agisce contro la viremia e questo abbassa la concentrazione virale. D'altro canto nel plasma ci sono tutta una serie di fattori che vanno a combattere anche quella che è la componente infiammatoria, quindi agisce un po' anche come anti-interleuchina e di conseguenza il miglioramento è un miglioramento rapido, come abbiamo visto. E Ma si può la, la, usare su in... tutti, professore, perché ci sta dicendo delle cose che ci aprono ad una speranza importante. È Funziona una con speranza tutti? importante, è una speranza importante. Noi diciamo che abbiamo attuato un protocollo molto rigoroso per utilizzare il plasma. L'abbiamo usato solo in questa fase nei pazienti con insufficienza respiratoria acuta, con stadi di ARDS, che vuol dire Ma è uno sindrome del studio distress che acuto del polmone. pubblicate? Perché insomma io vorrei poter accedere, mi servisse. Assolutamente sì, in settimana spero che riusciamo a pubblicare appunto i risultati, ecco. Bene, E bene. devo dire che Senta, l'outcome dottore, quanto è primario, orgoglioso sì. che la creatura si chiamerà di secondo nome Vittoria? Devo dire la verità, mi ha cambiato la vita. Wow, che bella cosa! Grazie per essere stati con noi, grazie davvero, grazie dottor Di Donno. Sento che Grazie a lei. torneremo a parlare di questo modo di curare. Ci vediamo tra poco, dopo la pubblicità. Grazie a voi.